Celeste, né mito né sirena, chi è la partenope di Sorrentino? È una donna. Come è stato interpretare questo ruolo? Meraviglioso, come un viaggio intenso, stupendo. Lavorare con Paolo Sorrentino per te che cosa ha rappresentato? Rappresenta un sogno che è diventato realtà. Questa storia è ambientata negli anni 50, venne interpreti Raimondo nel film Partenope, raccontaci un po' anche le caratteristiche del tuo personaggio. Personaggio molto. Grazie Dario. È un personaggio Grazie. molto poco terreno, che tende a una grandissima impossibilità. Diciamo, si getta tanto verso qualcosa che è impossibile, come un grande amore verso la sorella, un grande amore verso il suo migliore amico, e anche un grande amore per la vita, che spesso e volentieri può essere, no? Qualcosa che ci delude delle volte. Cosa ha rappresentato per te prendere parte a questa produzione? Ha rappresentato un lavoro. Secondo me è importante rimanere con i piedi a terra quando si lavora. Ed è stato faticoso e meraviglioso come può esserlo solo il cinema. Un lavoro di cinema. Dario, chi è Sandrino? Allora, Sandrino, è un devoto, è il fedele di una religione monoteista che ha una divinità unica, che è Partenope, e affronta tutte le fasi più, no, terribili di un devoto, cioè il dubbio, il sapere se questa divinità esiste veramente, se è veramente una divinità o meno, finché poi piomba nella realtà e capisce che insomma forse Dio non esiste. Per te com'è stato lavorare con Sorrentino, questo film? È stata un'occasione eccezionale, unica, incontrare un artista come lui non capita tutti i giorni e lavorare su un set con lui e con le persone soprattutto che lui sceglie perché si circonda di ottimi collaboratori, di un cast eccezionale, questo ha rappresentato un'occasione meravigliosa. Eravamo così. E lui ha detto: "Ma siete felici?" E noi abbiamo detto: più o meno così. Abbiamo detto: sì, dentro siamo felicissimi, solo che è difficile esprimerlo. Eravamo abbastanza pietrificati, almeno io. Io pure ho pianto molto davanti a lui, cioè, grazie Paolo, tanta gratitudine ho provato, un'emozione fortissima, forse la più grande che ho mai provato, una delle, sicuramente. Sarò un po' lento, ma sto ancora elaborando questa cosa, quindi non saprei che dire. No comment per questa domanda. Allora, Dario l'ha spiegata molto bene prima. La felicità. Diceva che per essere felici non bisogna per forza essere allegri, cioè la felicità è uno stato particolare dell'essere ed è prezioso, secondo me, come trovare quella leggerezza, quella felicità così sensibile che Paolo racconta. E sì, nel film si vedono si vede. Si percepisce questi momenti di felicità che poi in un certo senso vengono sempre interrotti da qualcosa che spezza e per poi ricrearsi e far sì che la felicità si riunisca e si ricrei in un certo